chiede una convocazione urgente del CRCU, del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, l'Unione nazionale dei consumatori, per mettere sul tavolo della discussione diversi argomenti a tutela della categoria. Dopo un anno di assoluta stasi, il CRCU è stato convocato lo scorso 26 marzo dal governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, che ha oltretutto deciso di presiederlo. Un anno di grandi difficoltà per le famiglie siciliane, vessate dal caro vita. Era da un anno che questo organismo risultava non poter svolgere la sua funzione. Voglio solo ricordare che nel corso di quest'anno la Sicilia ha subito un appesantimento in termini di crisi economica, aumento del caro vita, non fosse ultimo in ordine di tempo la problematica del caro carburanti. Da qui la forte esigenza avvertita dal Presidente regionale dell'Unione Nazionale Consumatori di proporre la riunione, chiare e puntuali le richieste già avanzate tramite lettera indirizzata allo stesso Lombardo. Noi riteniamo che sia urgente l'istituzione di un osservatorio regionale per il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe. Ormai queste questioni non interessano più solo le famiglie, ma interessano l'economia delle imprese, l'economia della Sicilia. Abbiamo chiesto l'istituzione di un paniere Istat regionale. Il paniere nazionale comporta centinaia e centinaia di prodotti e di servizi che non riguardano la Sicilia. La regione deve fare una scelta, adottare un paniere regionale. Un'authority regionale per il monitoraggio e il controllo dei prezzi e delle tariffe, vi è un'authority nazionale, ma adesso la regione deve cominciare, secondo noi, ad abituarsi a sviluppare meglio l'azione che lo statuto della regione siciliana gliene dà la possibilità. E poi urgenti provvedimenti in materia di accise e agevolazioni fiscali sui carburanti. Non c'è bisogno di dilungarci molto su questa partita, la benzina alla pompa è arrivata già a 2 euro. A questo proposito la Regione deve riflettere già positivamente sul fatto che la Guardia di Finanza ha cominciato a controllare, a fare le verifiche sia alla produzione che alla pompa. Noi vogliamo discutere di tutto questo all'interno del CRCU e questa è la ragione per la quale il Presidente Lombardo ne deve avvertire la necessità e la medesima urgenza. Del CRCU, il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, fanno parte tutte le associazioni dei consumatori della Sicilia, sede naturale dunque per discutere degli interessi economici e giuridici dei consumatori.